Buongiorno dal bagno, nuovo vlog. Ogni tanto spunto con questi vlog che... Oh, boh. Qui ho già fatto tutto, ho già sistemato e lì c'è Pepe che spia. Non c'è ancora il sole perché ci sono le nuvole. Pippo è qua che guarda gli uccellini. Ucci. Quest'oggi sto registrando un video perché devo andare all'INPS, in quanto ieri ho guardato sul sito dell'INPS a che punto era la mia richiesta di disoccupazione, non me l'hanno accettata perché c'è scritto che cioè, il rapporto di lavoro non è cessato. Fatto sta che non mi hanno accettato la disoccupazione e io ero convinta di prenderla questo mese, doveva essermi già arrivata infatti. E invece sono rimasta spiazzata, quindi adesso devo tirare molto la cinghia perché io ero convinta di averla. Ho fatto tanti acquisti in quest'ultimo periodo perché ero convinta di averla. Sono uscita. Sì, poi ho messo questo piercing oggi perché è in tono, come si dice? Abbinato agli orecchini. Comunque, so che magari a qualcuno, a molti non piacerà, ma giusto per cambiare un attimo. Allora, la ragazza mi ha detto che praticamente le risulta strano che non mi abbiano accettato la richiesta perché è tutto in regola. Quindi io adesso devo andare al centro per l'impiego e capire se c'è un contratto ancora attivo, un casino. E questo è quanto succede in Italia, ormai funziona così. Aspettate. Adesso devo andare a vedere quando è aperto il centro per l'impiego perché anche lì non è aperto tutti i giorni e spero di non avere multe sulla macchina. No, guarda, sono fortunata, ho parcheggiato fuori dalle strisce. Sappiate che sono fortunata perché il centro per l'impiego è aperto. Sì. Non mi sta bene questo, vero? No. So che mi direte tutti, mi tartasserete, non ti sta bene quel piercing, non importa. Era per cambiare, ero stufa di vedere. Solo che questo è anche scomodo, quindi dopo quando arriverò a casa lo cambierò direttamente. E torna all'INPS. Allora, in pratica c'è stata un ritardo nella comunicazione da parte della società di Roma all'INPS. Quando io ho fatto la richiesta di disoccupazione, ovvero subito praticamente, non era ancora stato comunicato che il mio rapporto di lavoro era finito. Ecco, in sostanza è questo. E quindi adesso sto tornando su all'ufficio dell'INPS e devo portare la carta che mi hanno richiesto, così faccio il ricorso. Sono ufficialmente stufa di fare queste scale perché le ho fatte non so quante volte ormai. Devo tornare alla macchina perché ho lasciato un documento che serviva in macchina, quindi oggi faccio sport per fare carte. Guardate com'è prosciugato il lago del centro Cadore, quello lì in mezzo. Cavolo. Fatto il ricorso. Quindi è tutto ok, cioè risulta tutto ok, quindi fatto il ricorso dovrebbero accettare questa disoccupazione maledetta, spero. Adesso non ho neanche tempo di fermarmi in qualche negozio, cioè volevo andare almeno al Trix. Che ora è? Macchina, dimmi che ora è, sì, forse ci riesco. Guardate le mie surfinie, sono ancora belle. Oh, gli ho dato acqua l'altra sera, ma do acqua veramente una volta al mese, cioè. E guardate che sembrava morissero e sono arrivati quasi per terra. E la legna è rimasta sempre quella perché non abbiamo più fatto niente. Comunque, non è ancora suonato il mezzogiorno e sono arrivata a casa. Cioè, non so a che ora sono partita, alle 9, penso 9 e un quarto al massimo sono partita stamattina da casa, sono tornata adesso. Cioè, ti stanchi di più a fare avanti e indietro come così, proprio per quasi, non dico per niente perché non è per niente, però ti stanchi di più a fare così che a lavorare, secondo me. Comunque adesso mi ha detto che la risposta dovrebbe arrivare più velocemente rispetto alla richiesta di disoccupazione normale che ci può stare anche un mese. Dovrebbe essere molto più veloce. La sorella della mia amica che... Ah, sta tirando su le patate. Sì, sta tirando su le patate dal campo. Va bene.
e in questo mese io sarei voluta andare anche a Padova qualche giorno, e mi avrebbe ospitata appunto sta mia amica, però non lo so sinceramente se andrò, perché comunque ci sono da spendere soldi anche lì. Poi sto usando queste scarpe qua, e su Instagram l'avete viste, ma da altre parti no. Sì, forse qui nella live. Comunque, sto usando queste scarpe qua, sono comodissime. E sto anche adorando, devo farvi il video Wish, lo so, queste ciabatte. Anche queste le ho prese da Wish, tengono caldissimi i piedi. Io oggi, prima di partire, avevo deciso di far andare il robottino. Mi sono dimenticata e quindi lo faccio partire adesso. Panna fame. Io anche, adesso mi prendo il padellone. Ah, sto indossando molto spesso questa maglia, anche se vi devo dire è tutta strana, cioè dietro è corta, sì che io la sto allungando mano a mano, però lavandola poi si accorcerà di nuovo. È arrivato Franz, credo, cambio tono, mi prendo la mia padella gigante. La mia padellona, questa è ottima. Io ho visto all'Eurospin a Belluno, ne hanno ancora, cioè, e l'offerta è uscita una vita fa. E niente, scaldo la piadina lì, ovviamente. Bene, ci riaggiorniamo dopo. Sono in relax qui di fuori, si sta da Dio. Cioè, guardate i fiori, che belli, in ottobre, cioè. Stranissimo. E adesso sto aspettando il corriere, che deve arrivarmi un pacco. Di questo pacco vi farò un video. Poi ho comprato dei vestiti e ve ne parlerò. Comprato, quindi non è una collaborazione, perché c'è una persona che seguo qua su YouTube che però ha fatto una collaborazione con questo sito. Questo sito l'ho scoperto proprio da lei. Sono andata a vedere e io ho acquistato, cioè come una scema io ho acquistato. Aspettiamo questo corriere e intanto mi metto un po' al sole. Non so cos'altro fare. Buonasera! Buonasera, perché sono le 7:15. Cioè, io veramente le ore volano praticamente. Allora, sono andata a posizionare la fototrappola. Faccio una lavatrice, lavo la roba che mi è arrivata oggi. Vi faccio salutare da Pippo, che sta dormendo. Pippo, buongiorno. Cioè, buonasera, buonanotte. E poi qui c'è il fuoco. E poi qua c'è Pepe. Pepe. Ciao. Ah. E poi qua c'è Panna. Ecco, Panna vi deve dare i bacini. Ecco, mi hai sbavato bene la fotocamera, vero? Grazie. Molto molto gentile, Panna, sì. Oh, che bella. Ora preparo la tavola, la cena. Franz penso arriverà tra un po'. Vi ringrazio per essere stati qua con me in questo vlog. E poi seguitemi su Instagram. Solite cose. Lasciate un like, eccetera, eccetera, eccetera. E ci vediamo in un altro video, come sempre mi raccomando, e non lamentatevi, non siate polemici, perché ci sono io che sono polemica, basto io. Alla prossima, ciao.